Capito. E noi siamo collegati telefonicamente con l'onorevole Ivan Rota dell'Italia dei Valori. Buongiorno onorevole. Buongiorno, direi Italia dei Valori oggi in rivoluzione civile, però, Infatti, perché però esatto. i cittadini non trovano il simbolo dell'Italia dei Valori in Giusto. questa tornata. Rivoluzione civile, giusto. Senta, parlando di rivoluzione, ma come si esce da questa situazione, da questa crisi terrificante che stiamo vivendo? Voi che cosa proponete? Si esce con un cambiamento radicale, qui bisogna farsi capire, come direbbe qualcuno. C'è un sistema che tende a imbrigliare le menti, a confondere le idee, alla fine fare gli interessi dei soliti noti, quelli che già sono ricchi e si arricchiscono sempre di più alle spalle dei cittadini. Allora qui la soluzione non è quella della melina quotidiana, del fatto del volemose bene, per l'amor del cielo, dobbiamo cercare di andare d'accordo, ci mancherebbe, ma bisogna attuare un cambiamento radicale. La rivoluzione, come noi abbiamo voluto chiamare questa formazione che si presenterà alle elezioni, è un cambiamento di un sistema. Non c'è nulla di traumatico se non in positivo in questa rivoluzione, che deve essere civile, perché altrimenti tra un po' i cittadini saranno esasperati e potranno ricorrere anche a mezzi diversi. Cioè, bisogna uscire da questa ipocrisia dilagante della quale siamo anche sommersi in queste ore e sarà sempre di più in questi 20 giorni di campagna elettorale. Ecco, onorevole, ma per esempio nei confronti dell'IMU, la vostra posizione qual è? Ma noi eravamo d'accordo nel 2006 quando l'IMU fu tolta a quelle che erano le fasce sociali di reddito basso. Eravamo in disaccordo quando fu tolta a tutti. Siamo e abbiamo votato coerentemente contro nel momento in cui è stata reintrodotta per tutti i cittadini, ritenendola una tassa ingiusta. Vede, però adesso cosa sta succedendo? Che in campagna elettorale, questa ipocrisia di cui parlavo prima, Monti, che ha voluto per decreto e quindi con un voto di fiducia introdurre l'IMU, oggi ci dice toglierò l'IMU quando sarò al governo. Dall'altra parte abbiamo Berlusconi, PdL, che dice quando sarò al governo toglierò l'IMU. Se non che il PdL ha votato quella fiducia di Monti e se non l'avesse votata l'IMU non ci sarebbe. Ma la stessa cosa la sta dicendo Bersani e dice se noi vinciamo toglieremo l'IMU. Ma beato signore, la fiducia a Monti che ha voluto l'IMU l'ha votata anche il Partito Democratico. Quindi vede questa presa in giro per i cittadini italiani. Grazie al cielo ci sono state due forze, Italia dei Valori oggi che assieme ad altri soggetti politici dà corpo a Rivoluzione Civile e la Lega che coerentemente hanno votato no all'IMU. Quindi i cittadini devono aprire le orecchie, aprire gli occhi e avere la mente al passato, a quello che è successo in questi ultimi 12 mesi scellerati per il paese. Buongiorno onorevole Rota, sono Andrea Ancona. Io vorrei fare una domanda che si pongono molti cittadini, no? In generale. Voi siete Italia dei Valori con diciamo, le cose buone, le cose meno buone, eccetera, eccetera, e così. Tanto di cappello poi il vostro leader allora. Ma che necessità si chiede alla gente di cambiare nome? Nel senso che, o di entrare in un'aggregazione che poi, voglio dire, Italia dei Valori, da come la vedo io, si vedrà ben poco in futuro, perché sarà questo nuovo marchio, chiamiamolo così, in termini di marchio. Che necessità c'è di cambiare nome e non di continuare una vostra strada di pulizia, di rivoluzione, chiamiamola pure così, come stavate facendo? Vede Andrea, per continuare e quindi per incidere nel cambiamento bisogna esserci, giusto? Me ne dato che se uno non c'è, non esiste, non esistendo non può far nulla. Quindi noi siamo in presenza e siamo arrivati dopo un anno di balle raccontate agli italiani sulla legge elettorale dove il sistema che aveva una maggioranza bulgara, PD, PdL, centristi, hanno mantenuto la stessa legge elettorale. Fin qui ci siamo tutti. Una legge elettorale che impone il 4% a una formazione per superare quelle che sono le forche caudine dello sbarramento. E anche questo, per l'amor del cielo, va bene. Se non che c'è un sistema mediatico dell'informazione di poteri vari che ha screditato e delegittimato una forza politica che ha fatto delle battaglie in Parlamento e fuori dal Parlamento, raccogliendo le firme per i vari referendum a difesa dei diritti e quant'altro. Nel momento in cui si avvicinano le elezioni, il
il sistema ha, con questa legge elettorale, indicato delle vittime predestinate, che erano tutti quei soggetti a difesa dei diritti che da soli avrebbero avuto difficoltà a superare il 4%. Tant'è che, per esempio, la Lega, con tutte le battaglie che ha fatto, giuste e sacrosante, si è alleata con il PDL in questa fase e quindi non avrà bisogno neanche del 4%, ma la legge gli consente, e lo supererà per l'amor del cielo tranquillamente, però con l'attuale legge in coalizione era sufficiente il 2%. Noi abbiamo fatto in modo di mantenere all'interno delle istituzioni, della politica, un insieme di forze diverse tra di loro, ognuna con le proprie peculiarità, chi più a difesa dei diritti dell'ambiente, chi della salute, chi della giustizia, chi dei diritti dei lavoratori, con un minimo comune denominatore, la tutela, la salvaguardia, le battaglie a difesa dei diritti costituzionali. E quindi abbiamo dato vita alla Costituzione civile che potrà far sentire, nell'unione di intenti, di forze anche diverse tra di loro, una voce dei cittadini. Questo è il motivo per cui Italia dei Valori ha accantonato momentaneamente il suo progetto personalistico, inteso come simbolo Italia dei Valori, per costituire, rafforzare, dar vita e sostenere un soggetto più ampio che potesse essere una forza, un'unione di intenti, come dicevo un attimo fa. Sì, le faccio l'ultima domanda io, poi lascio. Volevo dire, però mi pare che la legge dica anche che la coalizione deve superare, non so se il 6 o il 10%. 10%. Quel 10%. Quindi, diciamola tutta, è una scommessa questa qui, eh? No, guardi che noi, Italia dei Valori, non è in coalizione con Rivoluzione Civile. Ognuno dei soggetti che dicevo prima, con le varie difese delle fasce sociali, quindi dai Verdi ai Federazione della Sinistra, Rifondazione, Italia dei Valori, Rete, Arancioni e Società Civile, hanno rinunciato alle proprie singolarità per fare un singolo unico, e a quel punto lo sbarramento è del 4%, quindi tranquillamente alla nostra portata, e confidiamo anche di raddoppiare questo consenso. Non grazie, so se... grazie. Grazie molto, onorevole Rota, buona giornata. Grazie a lei, Andrea.